Ciao a tutti, benvenuti a un altro corso di color grading. Oggi vedremo come colorare questo file che ho girato grazie a Lucio Piazzini, mio caro amico videomaker. E abbiamo girato questo filmato in Città Alta, a Bergamo. Adesso andiamo a vedere come colorarlo. Quindi, come primo nodo, lasciamo sempre il nodo per la noise reduction e lo lasciamo qua fermo. Andremo a metterla poi alla fine, così non appesantirà tutto il workflow. Magari facciamo così: iniziamo già a metterlo e lo spegniamo, così vi faccio vedere anche come si spegne. Allora, vi ricordo che serve la versione a pagamento. Con la versione gratuita il noise reduction non potete metterlo, quindi lo impostiamo su 3. Migliore, luma e croma qua mettiamo 8 o dai 6 fino ai 12, quindi io di solito metto 8, una via di mezzo. Qua andiamo a togliere la catenina e mettiamo un 6 e mezzo. Ok, anche qua mettiamo migliore e lo spegniamo. Allora, primo nodo. Mettiamo white balance, quindi andremo a bilanciare il bianco. Facciamo con Alt S un altro nodo e mettiamo esposizione. Ok, quindi iniziamo a dargli un po' di contrasto per riuscire a capire il white balance. Eccoci qua. Allora, come fare a regolare un white balance? Allora, io in questo caso ho dato del contrasto, della saturazione che poi andremo a togliere, però l'ho fatto solo per andare a impostare il white balance. Per impostare il white balance andiamo a guardare i punti di nero e i punti di bianco. Ok, quindi se noi andiamo nella nostra parade e cerchiamo di tirare una linea immaginaria, tutti i punti del nero dovrebbero stare allo stesso livello per riuscire a bilanciare il bianco. Quindi in questo caso vediamo che facciamo così, tiriamo con questo, andiamo a inserire la riga qua sotto, vedete, così cerchiamo di essere un po' più precisi. Eccola qua. Con queste sono quelle per i bassi e questo è quello per gli alti. Ok? Quindi vediamo che il blu è leggermente più alto rispetto al rosso. Quindi, allora, questo lo andiamo a impostare qua. Andiamo a impostare un valore 0 su questo dato. Ok. E andiamo a regolarci i vari. Scusate. Andiamo a regolarci, tipo, vediamo che il blu è più alto rispetto al rosso, quindi noi andremo nei lift, che appunto sono le ombre, e andiamo a caricare nella direzione opposta al blu, così riusciamo a farlo scendere un po'. Ok? Vediamo che c'è anche il verde, quindi andiamo un po' sul giallo. Ok, infatti vedete adesso, questo era senza white balance, ve lo faccio vedere, vedete che è tendente al blu, questo è bilanciato, quindi è andato a togliermi il blu. Ok, fatemi controllare meglio. Adesso va molto meglio. Bene, quindi abbiamo bilanciato il bianco in base ai neri. Ok, quindi adesso cosa fare? Adesso andiamo a ricancellarci l'esposizione e ci ricreiamo l'altro nodo, sempre esposizione. Poi potevo resettarlo, ma l'ho cancellato. Quindi esposizione
andiamo a regolarci ombre, anzi facciamo così, contrasto. Allora, l'S-Log io di solito sto sull'1.2, ok? Non lo faccio, non metto troppo contrasto, sto sull'1.2. Questo abbiamo detto di portarlo a 0. E vado a giocare con questo dato, ok? Se il contrasto rimane a 1, questo dato non serve a niente. Ok, infatti vedete che se vado a abbassare o alzare non fa niente. Se io invece vado a dare contrasto, questo inizia a funzionare e più vado alto e più mi toglierà la luminosità, più vado basso e più aumenterà la luminosità. Ok, quindi io adesso vado a portarlo così e successivamente vado ad abbassare le ombre, ok? Ricordiamoci di stare sempre sullo zero o sopra lo zero. Una cosa che io adesso non ho fatto, se vi faccio rivedere, andiamo nella rotellina qua in basso a destra, color management, ok? Ricordatevi di fleggare questo, che vi aiuta a non bruciare, quindi a preservare i dati a meno 20 e meno 120, quindi vi dà dei limiti e oltre a quelli non potete andare. Ricordo che lo 0 è il nero, è il nero puro, e il 1023 è il bianco puro. Quindi in questo caso noi siamo stati vicino allo 0 con le ombre, gli alti li abbassiamo, ok? Altra cosa, altro trucchetto per gli alti è questo. Se voi andate qua nella pagina dove c'è appunto la curva, con questo dato, guardate qua, vedete, vado ad abbassare gli alti anche con questo. Ok, quindi la nostra waveform, se guardate, è tutta compresa, quindi scusatemi, non ha bruciato niente. Ok, facciamo un altro nodo, saturazione, anche io con l'S-Log vado sempre a saturare intorno al 65, ovviamente dipende da voi cosa volete fare, e questo praticamente è la mia color correction, ok? Adesso partiamo a dare il look, quindi look, ecco qua. Allora, cosa possiamo fare? Iniziamo con andare nelle wheels del log, ok? Di solito cosa faccio? Io do sulle shadow, do un ciano azzurro, ok? Però va bene, posso andare anche sul giallo arancio, vedete che cambia, sul verde e sul viola, dipende a voi cosa piace. Quindi io vado sempre un po' sul ciano, i mezzi toni li porto dalla parte opposta e gli alti idem, poco poco, ok? Adesso altro tasto importante, LR, ok? Questo serve a settare il range dei bassi e questo degli altri, degli alti. Quindi se io vado a mettere vado a colorare le ombre con questo dato, vado a settare quanto colorare le ombre, quindi lasciandolo sullo 0 vuol dire che se vedete è come se sono andato a zerare questo dato. Più mi alzo e più vado ad aumentare il colore delle ombre, ok? Finché non vado a 1 vuol dire che va a prendermi tutto. Quindi immaginiamoci che lo 0 vada qua,
più mi alzo e più vado a colorare ombre, mezzi toni, fino ad arrivare agli alti. Quindi io vado a settare su un 0,22, così a me non dispiace. Faccio vedere, Alt D, vado a escludere tutti i nodi che ho fatto, mentre Ctrl D vado a escludere solo il nodo che ho selezionato. Così è senza ombre e così è con le ombre tendenti al blu. Altra cosa che posso fare è andare a cambiare la tonalità. Quindi se io vado su questo secondo tasto, ok, U versus U, vuol dire che io vado a selezionare il colore da qua, oppure vado a schiacciarlo direttamente qua, col tasto destro lo elimino la selezione, e alzando o abbassando vado a cambiare la tonalità. Facciamo piccoli spostamenti, così mi va un po' di più sul ciano. Ok. Altra cosa posso fare è il giallo. Il giallo posso andare e lo vado a fare più sull'arancio. Ecco qua. Ok. Facciamo vedere. Prima e dopo. Vediamo che la tonalità della pelle è rimasta abbastanza giusta, perché sono andato a sistemare le tonalità media, quindi sono andato contro l'azzurro delle ombre, quindi per bilanciare sono andato sull'arancio. Volendo, noi cosa possiamo fare? Con Alt L andiamo a creare un layer. Ok, quindi Alt L abbiamo creato questo layer. Adesso, appunto perché abbiamo creato un layer, quindi questo sta sopra questo, e per riattivare questo, che ovviamente è attivo, però noi abbiamo creato questo, quindi quello sta sopra, cosa facciamo? Andiamo a crearci, facciamo così, skin, andiamo a prendere il nostro selettivo, con questo vediamo quello che abbiamo selezionato e ci andiamo a prendere la pelle. Ok, disattivo questo, vedete che adesso infatti lavora, quindi siamo andati a prendere la pelle e abbiamo tolto da questa selezione la pelle. Ok, se io tipo mi creo un altro layer, vado per assurdo a prendere il verde, vuol dire che io ho tolto al verde questo look, però ovviamente vedete che sono tutte aberrazioni perché abbiamo fatto una selezione veloce. Quindi andiamo a prenderci la nostra pelle, la sistemiamo un attimo, diamo un po' di denoise, puliamo un po' il nero, idem col bianco e un filino di blur. Ok, io alla pelle tolgo sempre il dettaglio, quindi qua dove c'è MD tolgo sempre, fino a 30 si può andare. Ok, adesso cos'altro fare per la pelle? Possiamo andare con il vectorscope, questa è la tonalità della pelle, ok. Per andare a impostarla devo schiacciare su questo dato. Mi raccomando, questo, il 2x, lasciamolo sempre spento perché sennò ci sballa tutto. Vuol dire che va a moltiplicare questo indicatore. Quindi, vedete, noi dobbiamo lasciarlo disattivato. Però lasciare attivo lo skin tone. Skin tone, andiamo a farci la maschera. Possiamo provare sul braccio, anche se
non è giusto, nel senso dovremmo sempre andare a farla sul viso. Io adesso lo sto facendo per farvi vedere come andare a regolare lo skin tone. Quindi, fatto la maschera, andiamo a prendere l'highlight e vabbè, in questo caso lo attiviamo così si vede meglio. Vedete? Andiamo a giocare sull'offset o sui mezzi toni, come volete voi, e andiamo a metterlo su questa linea. Adesso andiamo a ridisattivare la maschera e vedete che la tonalità della pelle è cambiata. Questa è attiva e questa non è attiva. Ok, vedete che qua siamo andati a metterla un po' più di verde. E controlliamo se ho postato giusto. Ok. Prima e dopo. Adesso vediamo cosa possiamo fare. Allora, ci creiamo un altro nodo. Quindi il nostro look è finito. Ovviamente si possono fare tantissime altre cose. Possiamo cambiare anche l'offset. Vedete che cambiando l'offset su questo nodo, la nostra pelle rimane sempre invariata. Ma noi andiamo a giocare su tutto quello che sta al di fuori di questa selezione. Quindi le soluzioni possono essere tantissime, si può fare qualunque cosa a voi piaccia. Andiamo a ricontrollare la nostra waveform, qua è tutto a posto. Ok, andiamo a mettere un po' di dettaglio, quindi questo andiamo a mettere qua 0,47, che è una sorta di chiarezza di Photoshop, ok? Non esagerate. Poi cosa possiamo fare? Allora, possiamo inserire un flare. Quindi andiamo sul lens flare, eccolo qua. Ovviamente adesso vedete le bande nere, ma non vi faccio vedere magari dopo come impostarla, perché io ho girato questa ripresa con un 50 mm anamorfico e quindi mi si sono andate a creare queste bande nere in automatico. Vediamo che vado subito a cambiarlo. Allora, master setting. Innanzitutto mettiamo 25 che non l'ho più impostato. Allora, 4K 1650. Ok, eccolo qua. Quindi siamo rimasti al nostro lens flare. Mettiamo mir 2837 e ci va a creare questo. Ce lo spostiamo qua, così facciamo una sorta di controluce, screen e via. Schiacciamo la lettera P per aprire a schermo intero. Ctrl D con, cioè scusate, senza e con. Ok, quindi andiamo a vedercela. Messy colors, na 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 na